Ciao a tutti da Mirko, state cercando un modo per configurare il vostro drone quando siete fuori a volare? Seguite il video di oggi perché lo Speedy Bee Adapter V2 fa proprio al caso vostro. Intanto se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo il manuale, un cavo USB e lo Speedy Bee Adapter V2. Chi mi segue da un po' si ricorderà della versione V1, recensita sul canale tempo fa e ormai non più in commercio. Vediamo tutte le novità introdotte dalla seconda versione che va a sostituire definitivamente la V1. Per chi non conoscesse lo Speedy Bee Adapter, si tratta di uno strumento che permette di configurare il nostro modello esattamente come se fossimo davanti al PC usando il Betaflight Configurator. Per farlo ci servirà l'app Speedy Bee, disponibile per Android e iOS, ma prima di scaricarla vediamo più da vicino il nostro adattatore. Le dimensioni sono molto contenute, parliamo di 2x4 cm, con un'altezza di 2 cm. Nella parte anteriore abbiamo l'ingresso per la batteria, XT60 sopra e PH2 sotto. Questo ci permette di usare l'adattatore non solo con i droni più grandi tramite XT60, ma anche con i microdroni che usano le LiPo PH2. La porta PH2 non era presente nella V1 e questa sarà una gradita aggiunta per chi vola con i micro. Le LiPo supportate sono da 1 fino a 6S. Nella parte posteriore, come vediamo, abbiamo due porte USB. La porta da usare è quella inferiore, mentre quella superiore non è collegata da nessuna parte e serve solo per riporre il filo. Quando non usiamo l'adattatore, sistemiamo il filo così in modo da non perderlo. Se per sbaglio collegate il drone usando la porta di sopra o addirittura collegate la batteria con i due connettori inseriti, non preoccupatevi, non succede nulla. Come ho detto, la porta di sopra non è collegata da nessuna parte e serve solo per tenere il filo quando non usiamo l'adattatore. A questo punto non ci rimane che scaricare l'app Speedy Bee, in descrizione vi lascio il link al Play Store e all'App Store. Adesso colleghiamo il dispositivo alla batteria, il LED diventa rosso. Ora collego il flight controller. Il LED diventa rosso lampeggiante, questo significa che l'adattatore ha rilevato la scheda. Apriamo l'app e clicchiamo il simbolo del Wi-Fi. Selezioniamo la rete Speedy Bee Adapter 2. Ritorniamo sull'app e confermiamo la connessione. Il LED è diventato verde, questo significa che il flight controller è connesso. A questo punto abbiamo a disposizione tutte le opzioni che ci sono con il Betaflight Configurator. Troviamo il Setup, il PID Tuning, il controllo motori, l'USD e così via. Insomma, non manca nulla, l'app è proprio completa. Grazie a questo possiamo configurare da zero il nostro drone, senza avere la necessità di un portatile o un fisso. Infatti, con le ultime versioni dell'app è stata introdotta anche la possibilità di aggiornare il firmware, quindi veramente non manca nulla. Un'altra feature molto utile dell'app è di avere il BLE Configurator integrato. In questo modo possiamo fare anche tutte le configurazioni lato ESC. In conclusione, l'app Speedy Bee si è rivelata essere molto completa e funzionale e soprattutto pratica. Grazie a questo sistema saremo in grado di fare tutte le configurazioni del nostro modello direttamente sul campo senza la necessità di portarci dietro un laptop. Questa soluzione poi potrebbe essere l'ideale anche per chi non dispone di un PC fisso ma ha solo uno smartphone. Prima di concludere possiamo notare che tra i modi di connessione all'app è presente anche il simbolo della USB. Infatti è possibile collegarsi a Speedy Bee anche tramite cavo USB o TG. Questa modalità è presente solo per Android, mentre per dispositivi Apple è disattivata. Sicuramente il cavo USB è un'alternativa economica da prendere in considerazione. A mio parere però la comodità di poter fare tutte le configurazioni via wireless vale quella poca differenza che ci sta tra cavo e adattatore. A seconda di dove si vola, usare il cavo può risultare scomodo, ed in effetti da quando ho l'adattatore Speedy Bee nello zaino, il cavo TG non l'ho proprio più usato.
Per oggi è tutto, questa era la mia recensione dello SpeedyB Adapter V2. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.